Testare per vincere. Il testing è una delle attività principali che un imprenditore e un manager digitali devono fare per poter sviluppare delle campagne di marketing online vincenti. Siamo in un'epoca data driven, nella quale i dati ci aiutano pesantemente a prendere decisioni. Anzi, io vorrei osare dicendovi che è molto meglio prendere in mano dei report che dimostrano effettivamente che cosa funziona all'interno delle nostre campagne promozionali rispetto a prendere delle decisioni di pancia. Facciamoci aiutare dalla lettura dei dati. E il test AB in questo caso ci aiuta tantissimo perché quando abbiamo ad esempio idee differenti all'interno del nostro team su come promuovere una certa iniziativa, un certo prodotto o una certa soluzione, il test AB ci viene incontro perché possiamo testare direttamente sul nostro mercato target due copy differenti, quindi due creatività differenti, due tipi di immagini differenti, ma non solo due. Il test AB si può estendere veramente a anche 10 creatività differenti che noi testiamo sul mercato e il nostro pubblico ci dirà qual è la creatività vincente. All'interno di Facebook e di Google, in particolare sulle piattaforme Business Manager e Google AdWords, è possibile impostare dei test che non riguardano solo la creatività di quello che comunichiamo sul mercato, ma possono riguardare ad esempio l'efficacia di una pagina di atterraggio, quindi di una landing page all'interno di promozioni di AdWords. Oppure possiamo vedere dove performa meglio la nostra creatività, se su Instagram o su il feed di Facebook. Il messaggio che dobbiamo internalizzare oggi è quello che i dati rappresentano il primo strumento di rendicontazione per capire se una campagna di marketing che stiamo facendo è efficace e soprattutto ci aiutano, grazie al test AB, a trovare la strada migliore per raggiungere il risultato finale, che è quello di produrre fatturato. Se ti piacciono i nostri consigli di marketing, collegati a luma.marketing/blog.